Insieme al libero Sara Carrara, una partita quella di domenica qui alle 16:30, ricordiamolo, al Pala San Biagio contro Cagliari, che diventa importante per il continuo del cammino del Valdarno Volley, perché ancora in casa bisogna essere forti da poter vincere e pareggiare quelle che purtroppo sono le sconfitte fuori casa. Assolutamente sì, dobbiamo in casa, dobbiamo fare più punti possibili perché questo campionato è equilibrato e in casa ci si deve guadagnare ogni tre punti ogni partita. Seconda squadra sarda che incontrate nell'arco di tre partite, e questa sembrerebbe molto abbordabile perché ha perso tre gare e poi ne ha vinta una. Cagliari però non da non prendere sotto gamba. Assolutamente no, perché come ho appena detto il girone è equilibrato, le squadre sono tutte imprevedibili, non ce n'è neanche una da sottovalutare perché può darsi che si risvegli all'improvviso, speriamo non qui, e cerchiamo di prenderci questi tre punti, insomma. Tu che hai visto campionati importanti, la Serie A, come vedi questa B1? La vedi di buona qualità oppure è ancora, si vede la differenza di categoria? La differenza è tantissima. Completamente diverso, per me è tutto nuovo qua, qualsiasi cosa, dalle posizioni in difesa, dalla pala, dalle alzate, totalmente un altro gioco. Però è di qualità questa B1? Certo, è di qualità, il campionato è equilibrato, per quello è dura.